Buon bu Pandoli, io sono Ariana Bradford. Oggi vi insegnerò a sbloccare gli achievement di Steam. Prima di tutto dovrete andare su questa pagina e scorrere fino in basso, fino a trovare scarica l'ultima versione rilasciata. A questo punto dovete scaricare Steam Achievement Manager 7.0.16. Ok, perfetto. Una volta che ha fatto, portiamo il file in una cartella vuota che dobbiamo aver messo nel desktop o dove volete, basta che sia vuota. L'apriamo e troviamo qua il file di cui abbiamo bisogno. Estraiamo il file e ci si apriranno tutte queste cose. Noi abbiamo bisogno di questo qua, l'immagine di Steam rosa. Apriamo il programma. E come vedete qui a sinistra si aprirà una scheda con dei giochi. Ovviamente più giochi avrete nel vostro account Steam e più giochi ci saranno all'elenco. Facciamo un esempio, andiamo su Stick Fight. Per sbloccare tutti gli achievement senza farne uno a uno, possiamo tranquillamente premere questo pulsantino, che infatti dice sblocca tutti gli achievement. E come potete vedere mi ha messo la spunta su tutti. E poi andiamo qua, come vedrete qui in basso a destra mi sta sbloccando tutti gli achievement, e se vado sul profilo difatti vedrete che sono tutti sbloccati. Ma se ho sbagliato e voglio toglierne alcuni, come faccio? Premo questo pulsante qua per ribloccare tutti gli achievement, premo sempre questo pulsantino qua e faccio ok, e come vedete non sono più colorati, quindi non sono sbloccati. Andiamo a vedere, e infatti come vedete 0 achievement di 28 e sono di nuovo tutti bloccati. Ovviamente con questo metodo non si è obbligati o a sbloccarli tutti o nessuno, perché potete sbloccare, come adesso vedrete, anche solo alcuni, ovviamente schiacciare sempre lo stesso pulsante. E come potete vedere ci ha sbloccato solo i 4 achievement che io gli avevo chiesto. Bene Pandoli, questo piccolo video tutorial è terminato. Io spero che a chi serviva questa cosa degli achievement abbia trovato il video utile, mentre per tutti gli altri spero comunque che vi sia piaciuto. Io voglio solo dire una cosa: in caso voi riceviate ban o altro, io non me ne assumo la responsabilità. Usate questo programma senza esagerare, e niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!